Dopo Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, Roberto Angelucci, candidato a sindaco di Francavilla al Mare, incassa anche il sostegno di UDC e Abruzzo Indipendente. L'annuncio questa mattina al MUMI. Presente il segretario regionale dell'UDC, Enrico Di Giuseppe Antonio. Roberto Angelucci è stato un buon sindaco, l'ho conosciuto in concomitanza con la mia esperienza alla provincia. E in questo momento, e lo dico io che svolgo nel 17° anno l'attività di sindaco di un comune costiero, l'esperienza è determinante e importante per governare una città come Francavilla con la sua storia, le sue tradizioni, la sua vocazione turistica, la sua parte importante di un'area metropolitana abruzzese. Quindi siamo arrivati ad una conclusione per dire che l'UDC, con la sua tradizione democristiana ma cattolica e liberale, sostiene uno che ha questa esperienza. La candidatura di Angelucci, già 4 i suoi mandati a Francavilla, ha riunito tutta la coalizione del centrodestra, eccetto chi appoggerà Franco Moroni, uno degli altri candidati, ex forzista, che correrà con Cambiamo, partito politico che si identifica nel presidente della Liguria Toti, Azione Politica di Zelli e con altre liste civiche. La tornata elettorale è fissata per il 10 e 11 ottobre, salvo anticipazioni dovute all'emergenza sanitaria. Così Angelucci. Da un lato ho cercato tantissimo anch'io di coinvolgere giovani candidati, che sarebbe stata una cosa molto bella. Però giustamente i giovani in questo momento particolarissimo stanno pensando ad affrontare il loro futuro e probabilmente l'ultimo pensiero è stato quello di pensare di volersi coinvolgere in una campagna elettorale difficile. E quindi mi hanno ritirato in ballo, io sono stato felice di essere richiamato, non mi tiro mai indietro, però sarà una campagna molto bella, leale con gli altri, nessuno potrà prendere in giro gli elettori, non facciamo finta di litigare perché dopo si tratterà di lavorare insieme. Sempre comunque alternativi al centro-sinistra? Ma i partiti che mi appoggiano sono sicuramente alternativi. All'interno della coalizione ci sono tanti liberi cittadini e come ho detto prima non pigliamo in giro nessuno, come al governo oggi stanno governando insieme tutti in un momento difficile, Francavilla ha lo stesso momento difficile insieme a tutti i comuni d'Italia, quindi chi vincerà le elezioni avrà la responsabilità di governare, ma chi andrà in opposizione avrà la responsabilità di fare cose buone per la città.